Shosha, questa è una puntata speciale. Come vi ho promesso, torna Mister Spettacolo con una capigliatura un po' più aggressiva, un po' più mariace, perché dobbiamo aggredire questa puntata, che potrebbe essere l'ultima di questa stagione. Vi avevo promesso una puntata speciale da oltre un'ora. Devo dire la verità, nel momento in cui registro non so se ci siamo arrivati. Penso di sì, perché eravamo abbastanza vicini, però vabbè, non ci abbiamo tempo da perdere. Voi avete fatto la vostra parte, adesso tocca a noi, perché siamo, guardate, a qualche punto di vantaggio sul Barcellona e il Real Madrid. Quindi stiamo facendo quello per cui siamo stati presi. Vi ricordate? Siamo venuti all'Atletico per distruggere il monopolio, anzi il duopolio, di Barcellona e Real Madrid nella Liga. Ma soprattutto vogliamo cercare di portare in alto i Cocioneros. E allora il Milan è il nostro avversario in Champions League, ma abbiamo anche la finale contro l'Athletic Bilbao della Coppa di Spagna. Ora però ci abbiamo il Bilbao anche in campionato. Dopo due giorni dobbiamo utilizzare quella partita come, diciamo, allenamento, una sorta di studio per la partita più importante. Io mi frenerei e andrei direttamente qua. Però guardate qua ragazzi, subito dopo il Milan di ritorno ci abbiamo Real e Barça. Vuol dire che se noi battiamo il Milan siamo in finale di Champions League, e poi ci giochiamo il campionato con gli scontri diretti. Oggi se deve trottare ragazzi, non so se è la puntata speciale, ma oggi sta stagione deve terminare. Se non lasciate mi piace alla vostra squadra farà schifo il prossimo anno, quindi dai. Musa, Barro, Zaleschi, Miretti, De Paul, Ottavio. Io faccio quello che avevo detto che non avrei più fatto. Però questa qui, cioè, se la vinciamo o la perdiamo non ci frega niente, no? Sarebbe meglio vincerla, è una questione campionato. Però a noi ci interessa la partita successiva, e visto che abbiamo tante partite da giocare possiamo andare veloci. Al Wanda Metropolitano c'è l'Atletico de Madrid contro l'Atletico de Bilbao, due squadre che di certo non amano la corona. Oh, ecco l'Atletico già sta a vincere. E voi dite quale? Quello del Bilbao. Allora De Paul, se sei un uomo ma scucchiai. Bravo De Paul, bravo De Paul, il biondo. Oh, conquista tutti col suo sguardo. Musa, Barro, Musa, Barro, prendi quella palla. Mazza, Barro col face canna, eh? Chi avrebbe mai detto? 1-1 ancora noi. Pratica De Paul, me la potresti dare, eh? Bravo, bravo, bravo. Spettacolo, guarda, Miretti si infila. No, scusa, scusa, l'ha tolta Caleb Goli. Attenzione, spettacolo. Il canuto biondo. No! Come ha parato, raga? Come aveva fatto a pararmela? Cioè, quella era botta sicura. 2-1 per loro, ma è giusto, ragazzi. Magni quei gol, è così. Oh, non me la devo simulare. Le perdo tutte, è incredibile. Ma no, me le devo skippare. Ma perché continua a fare sta stronzata? Però il Real ha pareggiato. Allora, vediamo, ragazzi, se non ci hanno scavalcato. Pari punti, pari punti. Però, guardate, è perfettamente bilanciato. Abbiamo tutte e due 22 vittorie, 5 dei pareggi e 6 sconfitte. Per la differenza reti. Eppure per il fatto perché che l'ho sempre pagati al Barcellona, stiamo su. Ci penseremo, ragazzi. Ora non si può più sbagliare. Manco uno con l'ombrello. Sta diluviando. Ma ai tifosi dell'Atletico Madrid non interessa, perché è la finale della Coppa di Spagna. È una finale sentitissima, perché potrebbe essere potrebbe essere il secondo trofeo alzato quest'anno. Però ancora più importante è che lo alzeremo in caso nello stadio dei nostri rivali, il Real Madrid, perché siamo al Santiago Bernabéu. Eccolo qua, spettacolo con una chioma diversa dal solito, un po' più ignorantella. Si può andare, ragazzi. Noi abbiamo la squadra più forte possibile. In realtà c'è Luis Alberto al centro del centrocampo. Ovvero noi giochiamo sempre con gli stessi, e quindi dai e dai, e le cipolle diventano aie. Dobbiamo assolutamente vendicare la sconfitta in campionato, che è stata bella pesantina, soprattutto perché l'abbiamo subita in casa e non ci voleva, eh. Bravo Ziguli, bravo Ziguli. Dammela, ma perché non me la date? Miretti, sei l'uomo in più! Sei l'uomo in più! Spettacolo! Prende un po' in giro un po' tutti! Mazza, è golletto, cazzone! E qua Ziguli me la doveva chiaramente dare, ma no. Miretti di petto, boom boom! Spettacolo, non ci pensa due volte, buca il portiere. Tanto sto portiere dovrebbe essere quello che batte i calci di rigore. È tipo un portiere della Liga. Spettacolo! È andato passato dal parrucchiere, dopo gli anni in carcere, dove i galeotti gli tagliavano il capello. Mamma mia, mannaggia, oh, il muro, ho trovato un muro. Comunque ragazzi, mi sa che mi metto qui a gravitare. Gli Ziguli fuori gioco per sempre. Guardalo lì! Ma spettacolo, c'ha il telecomando ai piedi. Vabbè, poi c'è Ziguli che c'ha il marmo de Carrara, c'ha due giochi. Mo cugin c'ha ai piedi. E voi direte, chi è mo cugin? Ecco. Allora, chissà chi è mo cugin, lo deve scrivere sotto nei commenti. Spettacolo, se la va a riprendere come un Black Mamba. Mamba mentality.
4-2. Gli sta per fare una scivolata, raga, fermi tutti. Zigulì, Zigulì. Guarda, no, aspetta. Vabbè, sarà di via spettacolo. Zigulì, Zigulì, passamela. Cioè, se Zigulì ci avesse un minimo di QI, ma non dico tanto, il minimo, cioè quello proprio che te fa, capito, camminare in maniera coordinata, cioè ste cose così, porco due, sarebbe un fenomeno. Mitico fuorigioco. Zaleschi l'aveva piazzata. Beh, lo stavamo aspettando. Tillman ci purga come ci aveva purgato in campionato. Ma quell'Almada non è Tiaghito Almada, credo. Questi hanno una squadra un po' strana. A parte che non ci potrebbe manco giocare Tae e questi qui, perché ricordo che la tradizione dell'Atletico Bilbao è essere una squadra composta da giocatori baschi, diciamo, della regione. È una cosa fantastica, se ci pensate. Una cosa strana, soprattutto nel calcio, perché produce tantissimi talenti, hanno una cantera fortissima. Poi non lo so se l'hanno aperta ultimamente, cioè negli ultimi anni, però è sempre stato così. C'erano giocatori un po' misti. Io mi ricordo Lizarazu, che voi direte, ma quello mica è basco. In realtà sì, lui è francese di nazionalità, però giocava con l'Atletico Bilbao, mi pare. Lizarazu, che sarà tipo un hero, un giocatore particolare nel prossimo FIFA. Ma noi che ce frega? Dobbiamo vincere questa partita, ragazzi. Gol previsti e tiri ci stanno surclassando. C'è una partita facilissima. Come facciamo sta 1-1? No, non posso. Qua è la coppa, Capisco che è mattina, capisco tutto. Ma però ci dobbiamo dare una svegliata, Ragazzi, questi sono impazziti. Hanno detto, ok, sdamamo. Era spettacolo. Spettacolo, manda Nick. Vai Nick. Nello spazio! Zigulì! Che gol! Esce Zigulì. Dopo sto gol entra Musa Barro. Il mister dice, vabbè, l'hai segnato, mo tornatene in panca. Entra Musa Barro, di cui io ho questa idea. Non so, tifosi del Bologna, confermatemela. Oh, io Barro, a parte, vabbè, alla Lazio, che gli segna sempre, vabbè, ste cose così. Tutte le volte ho visto giocare Barro, lui prende palla, in qualsiasi posizione sta, e tira. C'è sta cosa, da ogni posizione lui tira, tira delle bombe. Bravo. Bravi. Vabbè, a chi la damo? Ah, me l'ha lasciata. E allora segno. No, non segno, Mike. E niente, rovegala. No, vabbè, ragazzi. Io quando cambio capelli è sempre così, ragazzi. Questa è la sua mattonella. Dentro Catarino, finalmente, va. Mancano 7 minuti. Più oh, devo stare zitto. Devo stare zitto. Bravo, Black. Te chiedo mucho. Te chiedo mucho. Te chiedo mucho. Guarda che spettacolo all'85esimo che te fa. Senza fallo! Senza fallo Neko! Senza fallo Neko! Si alzano trofeo! Tutti si abbracciano nello stadio del Real Madrid! I rivali dell'Atletico! Dai, 2-1! Zigulì spettacolo! Si vendica la sconfitta in campionato, ma soprattutto si alza un nuovo trofeo! È l'ultima volta, ragazzi! Poi ci siamo portati a casa Miretti, non solo un altro giocatore. Ecco qua, Miretti! È una bella squadretta! Siamo una squadra con coraggio e corazon! Belli cattivi! Neko spettacolo! A 2 FPS! Ecco qua, spettacolo! Bella la Coppa di Spagna, orribile. Una coppa che ti puoi andare a comprare al Mauris a poco prezzo. L'alza Ruben Dias. Obeso! Scivolando qua e là. Però per arrivare a questa vittoria abbiamo sconfitto il Barcellona, vi ricordo. Non è stata una passeggiata, sicuramente. Ma io credo che in Spagna sia un campionato abbastanza facile. Vabbè, mo direi, sì, facile, mica l'hai vinto. Infatti ancora non ho vinto, però è veramente forti. Ho beccato solo il Barcellona e il Real Madrid. Vabbè, noi siamo stati migliori in campo, però spettacolo è uscito con un infortunio. Non siamo infortunati, fortunatamente. C'ho solo 23 anni. Ammazza, oh. Cioè, noi abbiamo una discrepanza tra questi 6, diciamo, mettendoci pure loro due, e poi il resto so, mamma mia. Guardate le semifinali di Champions, cioè Liverpool-Roma, un grande classico devo dire, non particolarmente favorevole alla Roma in generale, e Atletico-Milan. Noi ce l'abbiamo difficile, però meglio il Milan che il Liverpool. Cioè, voi sapete, il Liverpool su sto gioco sono mortali, mortiferi, infatti hanno battuto il Paris, però ai rigori, la Roma ha fatto fuori il Real. Datemi la Roma, dai, ragazzi, vinciamo la Champions contro la Roma. Mi ritiro. Maignan, Militao, Tomori Gomez, Leao, Torres, non so chi sia, Silva, non so chi sia, Tonali, Locek, Schick e Kaczmarek. Eccola la coppa dalle grandi orecchie. Eccolo lo stadio dell'Atletico Madrid, che viene allestito e preso d'assalto dai tifosi cocioneros. Un po' di immagini che ci preparano a questa partita. Speriamo che nel prossimo FC verranno pompate. Sembrate sì, perché fanno cagare. Cioè, se pensate a un NBA 2K prima delle partite, se vi giocate la carriera, ma non serve la carriera. Se giocate qualsiasi modalità,
madonna, fa dei montaggi da paura. Eccoci qua, è la semifinale di Champions League. È la partita che tutti sognano di giocare. Noi dobbiamo non perdere. L'Atletico Madrid, fresco vincitore della Coppa di Spagna, affronta il Milan. Un Milan completamente diverso da quello che conosciamo noi, perché c'è Tonali. Non ha finanziato il suo mercato vendendo un prezzo pregiato, però è una squadra bel po' stravolta. Della squadra che conosciamo noi c'è rimasto ben poco, così come Atletico. Atletico cioè, c'ha nessuno praticamente. Però è il nostro Atletico. C'è Rodrigo De Paul che va a giocare sulla fascia, credo. Ma noi abbiamo la panchina che è come se non esiste. Gioca Moreno perché piace particolarmente a Simeone. Per il resto è la formazione quella più forte. Al massimo dovremmo avere Barrios al posto di Moreno, noi se vogliamo essere proprio la più forte in assoluto. Però sappiamo che siamo una squadra che deve avere anche delle riserve pronte a entrare a corso d'opera. Stiamo facendo quello per cui siamo stati chiamati. Abbiamo già portato due trofei a Madrid. Ah, ma è Joe Gomez. Porco due, ragazzi, hanno una difesa buggatissima loro. Bernardo Silva capitano, Fernan Torres, Danjuma, Smith Rowe, Richarlison. Porca miseria, ma che squadra c'ha il Milan? Però occhio, perché c'hanno la difesa a tre. Voi sapete che spettacolo sguazza nella difesa a tre. Eccolo qua, l'italiano che torna ad affrontare il Milan. Ci sono state belle lotte ai tempi della Lazio. Vabbè, si va ragazzi, si va. L'attacco è completamente inedito. Guarda che brutte maglie. Se capisce niente, almeno io non ci capisco niente. Militao. In realtà, bella. Sì, guarda Leao. Leao non ha mai fatto una scivolata in tutta la vita proprio, non nella carriera. Ancora Leao su spettacolo. Scelta un po' strana quella di Padre Pioli. Ricordiamoci che Padre Pioli ha un credi non detto con spettacolo. Oh, spettacolo! Si infila, ve l'ho detto che... Proprio con Mauricio, io la figa me la ciuccio! La difesa a tre me la ciuccio! Spettacolo, dritto per dritto, come una catapulta. Cioè, Ziguli fa un movimento clamoroso a portare via i difensori, a eludere la marcatura di Tomori. Miretti fa lo stesso con Gomez. Militao non gliela fa, non ce la fa star lì dietro. E quindi, mamma, come gliela piazza. Spettacoloso. Bravo, spettacolo. Però occhio che loro, le fasce sono un pericolo. Ferran Torres, no. Gli dice no mas. Ecco Williams. Oh, Ziguli, da lì, non può sbagliarla. 10 minuti 2-0. Ma che cos'è? Ma voi ci pensate che noi stiamo carriando l'Atletico in semifinale di Champions League con Ziguli in attacco? Ma non me lo dite. Io che pensavo di andare all'Atletico e fare la coppia con João Félix. Ragazzi, stanno in palla. Spettacolo. Chiudiamo sta partita 3-0 dopo 15 minuti. Ma andava a bere il caffettino, eh? La finale deve essere Atletico-Roma, punto. Vedete Paul? Vedete Paul? Ma queste maglie sono larghissime. Ziguli! Mamma mia ragazzi, Ziguli che la carria. Che giocatore fantastico. Giocatore amatissimo a Bologna, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni estive. Grande, grande Ziguli. Boom, gli ha tirato una bomba per sbagliarla. Lui ha chiaramente tirato una bomba per sbagliarla. 3-0 ragazzi, 17 minuti. Milan che mo adesso va tutti in attacco. Aspetta, Tonali ha alzato che non t'ho toccato. Vabbè, ci sta. Oh, che spettacolo che... Non voglio fare la fine di Pavel Nedved. Ma lanciato! C'è Miretti di là! Me lo tengono! Aia! Miretti! Ma che sta succedendo? Voi seguite sta serie da 29 episodi o 28 episodi. Sbaglio o una partita così facile non si è mai giocata? Però Miretti come la chiedeva? L'altro italiano, l'altro juventino che purga il Milan. Shboom, de cattiveria. Ragazzi, non c'è mai stata una partita così facile. Ma stanno tutti in attacco. Patrick Schick. Vabbè, ma tu non ti puoi presentare con Patrick Schick su. Ma con due Tonali si sta a far biglietto per Newcastle. Mazza, che baretto che... Si è preso caffè cornetto a colazione. Zigu! Fuori gioco. Raga, 5-0 al trentesimo era brutta, eh. Raga, io faccio come mi pare oggi, eh. No, vabbè. 5-0. Si risveglia. Gli anni in carcere. I soprusi. I momenti bui. Il calcio scommesse. Niente più importante di una palla che entra dentro la rete. 34esimo. Esce spettacolo per preservare la possibilità di perdere il ritorno. Pulito. E che dire, follettini e follettine? Non mi è mai capitata una partita così facile. Cioè, se l'avessimo giocata tutta, probabilmente ne avremmo fatti pure di più. 50 gol in carriera. Madonna, ragazzi. 51 partite, 50 gol e 20 assist. No, la Roma sconfigge il Liverpool. Come Randy Orton. Datemi Roma.
Atletico in finale dei Champions. Allora, questa, ragazzi, potrebbe diventare la puntata più bella di sempre. Allora, c'è Atletico Girona. Il Girona è ultimo in classifica, ragazzi. È un po' un rischio. Guarda, Zigulì è morto. Chiaramente, se perdiamo, queste cose così. Però, pur vero che dopo ci abbiamo Barcellona e Real. Ma io credo che ce la possiamo fare, no? Uno spettacolo Zigulì. Ci ferma nessuno. Troppi cartellini di nuovo. Ah, ero diffidato. Però, aspettate un momento. Mi sta venendo un dubbio perché. Che squadra c'ha il Milan? Ho visto giocatori un po' troppo strani. Smith Rowe, Joe Gomez, vabbè. Luis Diaz, Danjuma. Ve lo ricordate Danjuma alla Lazio? Richarlison, Ruben Neves. Questi sono forti, oh. Lucic, Maignan, Tomori. Guarda quanti 90 c'hanno. Daniel Maldini, vabbè. Wademandungier, Militao. Però io, ragazzi, non volendo, non sapevo di essere diffidato. Quindi me la sono data a rischiare. Meno male che abbiamo vinto 5-0. Raga, mo, a meno che davvero succede la qualsiasi. 2-1, chi se ne fotte. Va bene così, Bernardo, Smith Rowe, ma Zigulì aveva messo la firma, quindi dopo 14 minuti comunque la partita era finita perché ce ne dovevano fare troppi. È finale di Champions! Ti prego, Roma, 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 Roma. È il momento della verità, ragazzi. È Roma, Atletico Real Madrid! Sì, Atletico Real Madrid. L'emozione, l'emozione. Roma, Atletico! Sì! Il 27 maggio. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. Porco due, dai, questa è la puntata più bella di sempre. Ovviamente la perderò, lo sappiamo tutti, ragazzi. Questo non è uno dei tanti derby di Madrid. Questo è il derby. È Real Atletico. Siamo al Bernabeu, dove ultimamente la squadra di Mister Spettacolo ha alzato un trofeo, ha alzato la Coppa di Spagna. Si spera che riuscirà entro la fine dell'anno a alzare altri due. Quello più importante, la Champions League. Perché no? Tornare a vincere anche la Liga Spagnola. E per farlo si passa da casa, da Madrid. Eccolo qua, Mister Spettacolo, che saluta gli avversari. C'è sicuramente un sentimento di rivalità tra queste due squadre. C'è un rapporto di 1 su 10 tra i vari tifosi delle due squadre. C'è addirittura bastoni a difendere la linea del Real. Tra l'altro, insieme a Araujo, uno che è passato dal Barça al Real. Ecco, forse quella è la rivalità più sentita, è il classico. Ma non dobbiamo sottovalutare questa partita, che sicuramente negli anni ha vissuto fasi alterne di rivalità. Comunque l'Atletico con Simeone si è riaffacciata nel grande calcio. Queste due squadre si sono affrontate anche in una finale di Champions League che ricorderemo bene. Purtroppo l'Atletico è sempre uscito un po' sconfitto, anche se poi ci siamo portati a casa anche qualche vittoria. Ma oggi dobbiamo vendicare, se vi ricordate, la partita d'andata, che è stata riacciuffata dal Real proprio all'ultimo secondo, in una partita che secondo me ci vedeva anche un po' protagonisti. Insomma, ce la meritavamo, quantomeno avevamo fatto di più. Il Real Madrid la svinghiata. Attenzione, certo, il Real Madrid è scivolato in basso in classifica, ci sono diversi punti di distanza tra ste due. Attenzione, ancora secondo tiro dopo 3 minuti, eh. C'è Vinicius Junior, che è il secondo marcatore della Liga. Indovinate chi è il capocannoniere? Chi se non io. Si passa anche da questa sfida, eh. Loro faranno di tutto per non farci vincere la Liga. Vedete, vedete, 68 punti a 74. 5 punti, no, 6 punti. Non so, pochi. Araujo. Oh mamma mia, Araujo, che cane, oh. C'è la finale dei Champions da giocare. Comunque bisogna dire che a Madrid ci sono tanti italiani, eh. Loro hanno Bastoni e Pellegrini. Noi abbiamo il Pellegrini scarso e Spettacolo, Miretti. Loro, ragazzi, stanno attaccando come dei disperati. Dai, fammi il contropiede della muerte. Dai, Luis Alberto. Vai, Luis Alberto. Lugo Alberto. Quello che è Miretti. Spettacolo. Sgasa Spettacolo. È il contropiede della muerte. È l'occasione che tutti stavano aspettando. Spettacolo. Molto familiare Nico Williams, è un ex. Non mi interessa. Spettacolo, fa la foto. Senza sentimento, dritti per dritti. Sgasata, contropiede da calcio d'angolo. È una delle cose più brutte che puoi subire. Brutta da una parte, pallone dall'altra. Ma ragazzi, si ti va a ipotecare la sfida e si va a ipotecare soprattutto la Liga, che se dovessimo battere il Real e poi nella prossima partita avremo, insomma, il confronto col Barcellona, praticamente è fatta, ragazzi. 6 punti su queste due partite, ci avremo la Liga in tasca. Manca qualche partita, ci avremo la finale dei Champions, ma bello, bello, bello. Vedi, 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 vedi. Zeguli, 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 Zeguli. Ma che succede? È un mostro. L'ho detto, ragazzi, questi stanno impazziti, stanno tutti avanti. Livramento, livramento. No, si fa ciucciare da Nicola Zale. No, Zale, devi segnare. Spettacolo! Ci ha messo la mano, eh. Ci ha messo la mano. Che io ricordi, ragazzi, forse a calcio d'angolo abbiamo fatto massimo 2 gol, 3 gol in tutta la carriera. Ah, come gioco.
Che oh, albero! Albero! No, si è fermato. Vabbè, ragazzi, ma questi sono scemi. Sono pazzi in culo. Sbagliato. Allora, ragazzi, è un 2-0 sontuoso. Però loro ci hanno avuto molte più occasioni di noi, eh. Sì, t'ho visto, Nicola Zaleschi. Vola, Nicola Zaleschi, vola. No, Nicola Zaleschi. Che ci voleva mandarmi in gol? Ziguli! Dai, Ziguli! Va bene, ci credo, ragazzi. Si simula. 2-4. Va bene lo stesso. Ciao, cura a voi. Ci abbiamo il Barça, ma... pari punti. Ci si gioca la Liga Spagnola adesso. Allora, guardate, ragazzi. Se vinciamo, poi ci abbiamo il Las Palmas, direi abbordabile, e il Valladolid. Non voglio fare i calcoli che è, però loro chi c'hanno? Derby e l'Espagnol è quarto. Quindi partita tosta. Poi ci avrebbero... Vabbè, il Getafe. Vabbè, però il Getafe è settimo. Tutto quello che abbiamo fatto ci ha portato a vivere questi momenti. La rincorsa, la ricostruzione, il rebuild, il coraggio, il corazon ci hanno portato a giocarci la Liga. Chi vince prende tutto. Il sole cala su Madrid. Al Wanda Metropolitano c'è il tutto esaurito. E Atletico de Madrid contro FC Barcelona, una delle partite più importanti. Qualche anno fa una partita che ha deciso la Liga Spagnola, mi pare proprio in favore dell'Atletico. Tanto sa, giocano in due, massimo tre. Non è la squadra più forte in cui ha militato Mister Spettacolo, perché direi che un Manchester United Prime era sicuramente più forte di questo Atletico. È una difesa bella prepotente, eh? Anche se diciamo Guardiola e quell'altro e Skriniar. Oggi i nostri difensori si devono guardare bene da Osimhen, ma noi ci schieriamo con la squadra migliore possibile oggi. Pellegrini, Slotterbock, Diaz e quell'altro, Miretti, Barrios de Paul, ancora fatto fuori Musa Bao. È stato pagato un bel po', però guardate loro che squadretta. Niente male, Kadioglu, Koundé, Konsa, Aki, Pedri, Gomes, che sì, il capitano, Fati, Osimhen e Trincao. Il Barça è sempre stato bistrattato da Spettacolo e i suoi. La prima grandissima disfatta e primo grande roboante risultato che abbiamo ottenuto in terra spagnola proprio contro il Barça, mi pare al Camp Nou. Quindi insomma, ragazzi, si vuole continuare su quel filone. Oh, portacchetto l'ho mandato. Ziguli. No, Ziguli, devi andare da solo. Calcio di rigore. Qua, ragazzi, stiamo vivendo nel metaverso, sinceramente. Così Konsa lo butta giù. Ammonito. Fallo senza alcun senso. In area di rigore, guardalo. Forse vecchie ruggini. Qua, ragazzi, va sul dischetto. L'uomo che ha permesso la rinascita di questa squadra, di tutto. È Spettacolo contro Ter Stegen. Ah, Spettacolo! 1-0. Esulta dicendo c'era. Grande gol. Qui si va a ipotecare il campionato. Gol numero non lo so quanti che ne ha fatti. È stato capocannoniere in tutti i campionati, anche in quello del carcere. Ma ragazzi, lì dovevi stare attento alle 34 gol in 35 partite. Mamma mia, peggio di uno statale, oh, che timbra il biglietto tutti i giorni. E ora guardate come difendono questi, ragazzi. Difesa 2. Mezzicoli. Manda Mezzicoli. Si infila. Spettacolo! Vabbè, ragazzi, 10 minuti. Oggi sto in forma, devo registrare tutte le mattine. Spettacolo Ludorum. Ci si abbraccia, ci si bacia. È Ziguli che inventa ancora. Protagonista, Spettacolo, un esternaccio di quelli prepotenti. Questa è la tattica dell'Atletico dell'ultima ora, cioè dare tutto i primi minuti, poi difendersi come dei bastardi. Che altro, cazzo, ho beccato tutte squadre che stanno super in attacco. L'avevo detto, bastava mettersi lì. Bello, no, no, è buono, eh. Zaleschi non la stoppa, non sa stoppare la palla! 18 minuti, 3 gol. Ho skippato perché in realtà ho pensato al fuorigioco. A giro, l'effetto Magnus. Vabbè, portiere, busta de pave. Tripletta in 20 minuti nella partita più importante. Che vi devo dire, ragazzi? Che cosa vi devo dire? Voi direte, è troppo facile, alzate in fiorta. Ragazzi, abbiamo sempre fatto 29 episodi così. E oggi che io sto on fire. Sto da tutto perché è l'episodio speciale. Voi sapete che tanto finirà che io perderò la finale dei Champions contro la Roma. Ma così, 100%. Io skipperei. Non è questa la partita in cui vedremo alzare il trofeo? Chiederei la sostituzione al 45. Ecco che si alzano tutti in piedi. Esce Spettacolo, dentro Rooney. Vediamo un po' se ha fatto la cavolata. 5-3. Oh, comunque, mamma mia, sempre Ziguli, Zaleschi. Va bene uguale, ragazzi, va bene uguale. Alla fine noi i gol li abbiamo per forza. 3 gol in 10 minuti, però. Ragazzi, è adesso che si decide veramente la Liga, perché abbiamo 3 punti sul Barça. Loro giocheranno il derby di Barcellona contro l'Espagnol. Noi abbiamo Las Palmas, che sono 17esimi. Adesso faccio la cazzata. Siccome questo
questa potrebbe consegnarci il campionato, non la posso skippare. Perciò, momento clou. Voglio sperare che non sia una partita a rischio, voglio dire. Sì, ci abbiamo la finale di Champions League. Capisco che uno non si voglia fa male, però... Cioè, questi sono la Spalmas, su. Oh no, Crossa de Paul. Crossa de Paul potrebbe fare una minchiata. Io sono tutto solo, ragazzi. Infatti, eccomi. Non credo proprio. Mette la firma il signor Spettacolo, che è tornato normale. Attenzione ragazzi, mi sono andato a togliere quel biondo orribile. Cioè, se dobbiamo vincere tutto, voglio averci delle foto di un certo tipo, eh. Allora Zalè, adesso o mai più. Fa vedere che te sei imparato, ragazzi. 1-0, sapete che questo gioco infimo non vuol dire assolutamente nulla. Ecco, infatti 1-1. Vabbè, l'importante è non perdere. Guarda, non perdiamo il campionato contro il Las Palmas, eh. Dai, oh! Vabbè, niente, ragazzi, guarda, andiamo a perdere. Mi sta salendo l'ansia. Mi sta salendo l'ansia. Bravo. Dammela. Vai, Spettacolo! Come finisce? Come finisce? Non esulta, non hanno pareggiato, guarda. Vediamo se ce la siamo portata a casa. Ce la siamo portati a casa! Siamo portati a casa. L'altra volta abbiamo festeggiato il titolo e siamo arrivati secondi, eh. Sa gara con Matteo Serra. Allora, è finita 2-2. Gli uomini dell'Atletico esultano tutti. Si vede che da Barcellona è arrivata la notizia di una non vittoria. E dai, qua stiamo festeggiando. E allora direi che è assodata la vittoria della Liga Espagnola. Proprio roba che Mister Spettacolo non l'avrebbe mai detto. E il campionato nacional de Spagna. E allora Ruben Dias, che c'ha dei bicipiti, ma sembra Danny Lazzarin ormai. Forza d'alza. Sì, campeones. È il nostro secondo campionato. Sì, perché avevamo vinto anche la Premier League. Non abbiamo vinto purtroppo in Italia, a casa nostra, ma chissà, ci sarà tempo. Anche se, ragazzi, se dovessimo vincere anche la Champions, diciamo che abbiamo platinato il calcio, si potrebbe dire, no? Nel giro di un paio... Oh, mi sta a far venire il vomito, ragazzi. Ho 2 FPS, che succede? Immagini difficili da commentare. Porco 2, da sentisse male. Vediamo il Barça. No, ha vinto 3-2. Sta un punto in più, ma manca una partita, ragazzi. Scusate, perché sento puzza di scam. Ma che cazzo era, la succede? Io posso ancora perdere. E noi la dobbiamo vincere questa partita. Quindi rifaccio la cazzata. Però abbiamo già festeggiato il titolo non avendolo vinto. Siamo a Valladolid, tutti contenti. Noi in teoria ci siamo fregiati del titolo di campioni di Spagna, ma non c'è l'aritmetica. Avete capito, dai, avete capito. Oh, rigore. Ah, Mister Spetta. Oh no. È quel giorno, ragazzi, è quel giorno. È un giorno infausto, guarda, eh. Fallo arbero. Oh, Miretto! No! Marios! In faccia, gli ha sbattuto! Gli ha sbattuto sopra il viso! Ragazzi, dobbiamo vincere questa partita! Bravo! Bravo! Vai, vai, aspetta! Dai, che quella è Cistana! 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 Eccolo! Al 75esimo di un sofferto Valladolid Atletico, l'italiano. Stiamo ancora 1-0. Ok, ok, aspetta Mezziculi, aspettami. Anna Mezziculi, bravo. Spettacolo, spettacolo, spettacolo. Ok, abbiamo vinto. Mamma mia, raga, butta i sacchetti, oh. Spettacolo, spettacolo. E allora sì, siamo campioni di Spagna. Ci si abbraccia pure Pellegrini. Dice, ma com'è possibile? Com'è possibile? Non lo sappiamo manco noi. Però lo siamo, ragazzi, lo siamo. L'importante era portarsela a casa. E già una volta abbiamo preso l'inculata. Ah, no, era la storia di Matteo Serra col Milan, che poi perdemmo tipo in casa della Fiorentina 4-1. Insomma, un sacco a poco. E perdemmo lo scudetto nonostante l'avessimo festeggiato la domenica prima. Quindi è un bug che esiste dall'anno scorso, sta roba. 10 in pagina per lo spettacolo. Addirittura aveva perso col Getafe il Barcellona. Vabbè, non potendoci recuperare. Sei il giocatore dell'anno. Attenzione. Vabbè, per forza, ragazzi. Ma come faccio a non essere il giocatore dell'anno? La squadra dell'anno della Liga Spagnola è Pellegrini nella squadra dell'anno. Diaz, Slotterbeck, Hakimi. Ok. Poi Fati, Sané, Valverde, Pauto, Spettacolo, Jota. Però glielo potevano dare un premio a Zigulì. Scarpa d'oro. Vabbè, ragazzi, il più forte di tutti. 40 gol in stagione, 37 partite. Miglior portiere, André Onana dell'Osasuna. Il miglior giocatore è quest'uomo qui. Inoltre, guardate in alto a destra, siamo a livello 40. Vedete, è il livello massimo raggiunto. Non c'è più niente da fare, ragazzi. Siamo diventati forti. Siamo 91 d'overall, quindi tra i migliori al mondo. Ora però c'è la Roma. Ma andiamocela a studiare questa Roma. Come ha fatto ad arrivare in finale? Vediamo che giocatori ha. Fabio Vieira, niente male. Fofana. Ma non stava alla Lazio questo Fofana? Numero 10, Calvert-Lewin. Poi Dier, Soucek, Jonathan
David lì davanti. Kim Pempe, il maestro. Vabbè, dai, qualcuno ce l'ha. Ibrahimovic. No, Szoboszlai. Il Bicio. E chi se non lui? Ma Purga sicuro, 100%. Brian Cristante, che è rimasto. Vabbè. Pasalic. Luvumbo. Fekir Kumbo. Yeramipino. Vabbè, ce l'ha, ragazzi. Che gli vuoi dire? Florentino. Il portiere Diego Costa e Farias. È sicuramente più forte di me, perché io c'ho quelli, ragazzi. Si vince e si perde tutti insieme. Si lotta e si combatte insieme. E la gloria è condivisa. Ma questa è la finale di Champions League. Tutti sognano di giocarla. Tutti sognano di vincerla. C'è anche l'aspetto singolo, perché oggi in campo c'è un uomo che più di tutti vuole portarsi a casa la vittoria. Il miglior giocatore della Liga. Ha vinto il campionato. Ha vinto due coppe. E vincere la coppa dalle grandi orecchie, questa coppa qui, gli permetterebbe, gli spalancherebbe il pallone d'oro. Su questo siamo tutti d'accordo. Vediamo come si schiera la Roma oggi. Prova a portarsi a casa. Oh, difesa a tre. Fofana, Kimpembe, Dyer. Poi Florentino, Vieira, Szoboszlai, Yeramipino. L'attacco è fortissimo. Però ragazzi, voi sapete che succede quando il numero 14 dell'Atletico incontra la difesa a tre. È lo stesso uomo che più di tutti, come detto, se la vuole portare a casa. Perché non solo c'è la gloria individuale, non solo c'è la gloria di squadra, quello che permetterebbe all'Atletico di Madrid di chiudere il cerchio. Il motivo perché un galeotto come spettacolo ripudiato da tutti è stato preso dai Cocioneros, da Simeone. La squadra è la più forte possibile. Barrios De Paul gioca Ziculi. Si inizia, ragazzi, ma soprattutto perché il 14 dell'Atletico è laziale. Ha giocato nella Lazio, è di Roma, ha giocato e tifa l'altra squadra. Non è concepibile che la Roma possa vincere la Champions League, perché sa che cosa significa. Oggi faremo di tutto per portarcela a casa, ragazzi. Io so quello che devo fare. Loro hanno un attacco veramente prepotente. Però no, diventa una difesa a 5, perché giustamente c'è José Mourinho. C'era anche Mancini che giocava con l'Atletico inizialmente. Però fortunatamente non ci abbiamo avuto niente a che fare. Spettaculus. Spettaculus accelera. Spettacolo manda al bar, non so chi. Era forse Wesley Fofana. Spettacolo carica la botta. Non arrenderti, Spettacolo. Mani in testa. Ah, ah, Timo. Oblak dice no. Me gusta la mangusta, me gusta stu. Ehi, Szoboszlai. Io ragazzi mi ritrovo qua galleggiata solo. Vai, vai Nicolò. Vai Nico. Stacca sta rullo. Ci provo con la mano, Kimpembe. Ma chi arbitra? Taylor. Quella era mano, ragazzi. Mario non è area di rigore. Dammi il rigore. Ma loro, ragazzi, pensavo che avrebbero giocato come il Milan, ma invece stanno a giocare come la Roma. Sono 5, so. Altro che. Spettacolo. Spettacolo. Se c'entra. Prova il tiro da casa soglia. Troppo lontano qui. Dammela. Nico! Nico! 87 bestemmie. No, 87 dove roll. 87 bestemmie. Vai Nico. Vai Nico. Vai Nico. Mamma mia, che pippa. Nico. Nico. Ricordate chi eravamo e perché siamo morti. Aspetta, Nicolè. Nicola Zalè. Bello. Arco Giuda, raga. È il 45esimo. Profuma. 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 E no, fammi giocare albero. 0-0. Risultato giustissimo. Loro poco, noi ancora meno. Giocano tutti dietro. Fofana con l'accelerazione deve... No, Fofana così, no. No, raga, no, così, no. Ecco il gol. No, c'è Oblak, meno male, ragazzi. Quindi sostituzione per la Roma. Baena, quello che ha fatto a botte con Valverde. No, mire. Bravo. Pezzale. Oh, da lì. No. Roberto, c'era il maestro. No, 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 dai. Finale Champions League contro la Roma. È tutto già scritto. Che bella cosa. Dai, 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 Oblak. Oblak. Mamma mia, fa il mio contropiede della morte. Sì. Spettacolo contro Pino. Spettacolo contro Pino. Però ho sbagliato tutto. Dovevo aprire, invece mi sono andato a chiudere. Ho preso tutto, ha preso sto bastardo. Senti, dammi sta palla. Ci provo, ragazzi. No, mamma mia, mannaggia, oh. Mannaggia, come sto soffrendo. Spettacolo, tira a giro. Guarda, gli avevo fatto la foto, gli avevo fatto la foto. Vabbè, ma dopo il palo, che ti aspetti? Vengo purcato alla fine, 100%.
Impempete, tacco. Bravo. Io. No, lui era già ammunito. Dovevi ammunirlo prima. Lo dovevi ammunire prima, pupazzo. Oh, Musabarro. Fuori Ziguli. Raga, io ho paura perché ogni azione potrebbe essere decisiva. Spettacolo. Eh no, c'è sta quel coglione. Non ne via una, oh. Dammela. Oh. Poteva segnarlo lui il gol decisivo. Ma quando mai? Guarda Miretti, guarda Miretti. Musa! Ah! Musabarro! Da Bologna! Anzi, mi sa che Barro giocava nella Lazio! Non può essere un caso! Guardalo come lo vede! Musabarro, senza pensarci! E se così deve essere, così sarà! Serrate i ranghi! Seguitemi! Se vi ritroverete soli a cavalcare su Verdi Praterie col sole sulla faccia! Grattatevi i croglioni! Musabarro, 2 gol! 3 minuti di recupero! Io vado dietro, ragazzi, vado dietro! No! No! Fakir! Pellegrini, devi spazzare dall'altra parte e manco a scuola calcio! Dammi sta palla! La tengo io! Sì! Platina il calcio! L'ho platinato! Ma soprattutto, ragazzi, non ha vinto la Roma. Mi spiace per i tifosi della Roma, che sono tantissimi, che seguono questa serie, però immaginate a parti inverse. Bisogna fare qualcosa, no? E vai! Comunque è stata tostissima. È stata forse la partita più tosta che abbiamo giocato oggi. Vabbè, la finale. Questa è quella con l'Atletico de Bilbao. Mamma mia, ci hanno trucidato. E eccole le immagini a 4 FPS. Ancora Ruben Dias, che oggi alza il suo 4º trofeo di una stagione sontuosa. Nata dalla mente di chi ha pensato che un uomo incarcerato per possesso di droga, per impicci, potesse essere l'uomo giusto. E allora alzala, Ruben Dias. Alzala al cielo di Wembley. Mamma mia, che bello, ragazzi. Che bello. Ma non è finita qua, perché adesso io vi faccio vedere una cosa interessante. Non è questa la parte finale della carriera di spettacolo, perché adesso vedrete. Alziamo la Champions League. Abbiamo battuto forse la squadra, possiamo dire rivelazione, a parte noi, perché nessuno si aspettava l'Atletico in finale. Però sicuramente io la Roma non me la sarei aspettata in finale Champions League. Chiaramente ha battuto il Liverpool, ha fatto un bel percorso, quindi onore, bella squadra. Ci ha comunque preso a pallonate, eh? Non posso dire no. Ragazzi, quando in attacco c'è, cioè, uno dei migliori al mondo. Adesso datemi il pallone d'oro. Lo esigo, lo voglio. Cioè, sono solo parate do black. Parata. E c'è stato pure un doppio palo che... vabbè. Eccolo qua, ragazzi. Il campione. Atletico 1-0. Il miglior giocatore del torneo, ovviamente, è spettacolo. Però, ragazzi, abbiamo ottenuto quello che ci eravamo prefissati. Abbiamo vinto anche la Champions League. Quindi, diciamo, il percorso nel calcio del nostro spettacolo potrebbe essere finito. Non ancora, perché, guardate qua, ci si aprono le porte della nazionale. Siamo stati convocati e c'è l'Europeo. L'Europeo 2028. Che fai, non te lo giochi? Austria, Ucraina e Francia. Ci proviamo, ragazzi. Ci proviamo. Nella prossima puntata ci sarà l'Europeo. Vediamo come va. E poi la decisione finale di spettacolo. Scopriamo insieme come finirà questa avventura.